Thank you.
Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Palace Sanctorum. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Mauro Farris si apprestano a raccontarvi Raimon Sassari al Periamerano e la 14ª giornata della Serie A Gold, squadre ormai prossime all'inizio della sfida agli ordini del signor Marcello Carrino e Stefano Pellegrino. Noi andiamo a darvi rapidamente lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dall'Alperia Merano di Jürgen Prantner, che è arrivata in Sardegna con i seguenti effettivi: col 3 Fadanelli, col 6 Prantner, col 7 Romei, col 9 Visentin, col 11 Stricker, col 12 Fasanelli, col 14 Parisato, col 16 Colleluori, col 21 Martini, col 22 Laursen, col 23 Petricevic, col 24 Nunez, col 30 Glissic, col 44 Cuello per Sassari. Invece con l'1 Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardini, il 6 Eccarta, il 7 Mura, l'8 Cherini, il 9 De Oliveira, con l'11 C'è Bronza, col 13 De Logu, col 15 Alilkovic, col 17 Bomboi, col 18 Pintori, col 22 San Paolo, col 23 Gurbavas, col 24 Amudà. A chiudere il roster della squadra guidata da Luigi Passino, il numero 33 Bruno Berzic, al Periamerano che muove il primo pallone della sua partita, completo totalmente rosso per la squadra di Prantner, che sblocca immediatamente il risultato con il primo gol della gara, firmato dal Anton Og Laursen. 43 gol prima dell'inizio di questa partita per il giocatore danese, classe 1998, con un passato in Pro League francese con la maglia di Nizza. Primo attacco anche per la Raimond, organizzato come di consueto da Bruno Berzic. Kerin dentro il campo, Gurbavac prova a lavorare per lui Alilkovic. Kerin, Berzic, un'occhiata a Nardin che non può essere servito, le mani addosso di Martini su Leo Kerin danno origine al 9 metri che è già stato battuto da Alilkovic. Hanno scambiato Gurbavac e Berzic, il taglio di Nardin sui 6 metri, Gurbavac ai 9, la lascia lì per Kerin che buca le mani del muro e trova il primo gol della partita per la Raimond, che impatta immediatamente a quota 1 quando sono andati via 90 secondi nel corso di questo primo tempo. Petricevic per Laursen, esce forte Bronzo, Petricevic da Cuello, poi ancora Laursen che si alza, cerca il primo palo che viene ben preservato nella circostanza da Valerio San Paolo. Primo pallone toccato per Atema Amudà, che tira, cerca il secondo palo e lo scheggia Amudà, che ha debuttato in maglia Raimond nella trasferta sfortunata per i sassaresi, che ha visto la squadra di Passino uscire sconfitta per 37-34 contro la Junior Fasano. Raimond che viene da 3 sconfitte consecutive ed è scivolata al 7° posto nella classifica del nostro massimo campionato. Laursen si alza dai 9 metri, lascia lì per Petricevic, poi Cuello, gira una palla centrale, terzini dell'Alperia, cerca spazio per trovare il tiro Martini. La fisicità della difesa della Raimond, 9 metri già battuto dall'Alperia. Petricevic, Cuello, parte da lontano Laursen, Bronzo anticipa il diretto avversario, nella fattispecie si trattava di Martini. Palla recuperata dalla Raimond, che ora scollina nella metà campo offensiva con Berzic che va a servire Alilkovic. Gurbavac per Nardin, partita quasi fondamentale, crocevia quasi fondamentale per il proseguo della stagione della Raimond, che non può permettersi di non portare a casa 2 punti se vuole rimanere attaccata al treno playoff. Gurbavac per Kerin, scambiano ripetutamente, 23-8, Kerin ai 9, la lascia lì per Berzic, Gurbavac per Alilkovic che si gira liberandosi della guardia di Laursen e segna il primo vantaggio per la squadra di Passino. L'Alperia che butta via il pallone, corre Alilkovic, ma Amudà sbaglia la misura del lancio per l'ex pivot di Bolzano. Petricevic si arresta ai 9 metri, Amudà buca l'anticipo, Petricevic a pizzicare il primo palo, impattando a quota 2 dal potenziale 3-1 al concreto 2-2. Arbitri che autorizzano la ripresa del gioco. Bronzo, Kerin, Berzic, Gurbavac. Cerca posizione tra secondo e terzo Alilkovic, che ora abbandona i 6 metri per ricevere il suggerimento di Berzic, scaricare per Kerin che va da Gurbavac.
Bursic in palleggio, cerca una linea di penetrazione centrale, finisce per sfondare travolgendo Juan Pablo Cuello. Petricevic, ecco il terzino adesso di origini argentine, sfondamento da una parte, sfondamento dall'altra, stavolta a commettere l'infrazione è Laursen. Bursic, Kerin, Gurbavac, Nardin, Gurbavac da Bursic, Kerin, palla che circola ancora distante dalla linea dei 9 metri, Alilković, Kerin, Gurbavac si libera di Petricevic con lo scavalcamento e poi trafigge con le luori. Dall'altra parte Petricevic, brutta palla per Cuello, l'ha recuperata a Tema Muda che ha la ghiottissima opportunità per firmare il primo gol casalingo in maglia rosso-blu, primo doppio vantaggio della partita per la squadra di Luigi Passino. Brutta palla persa qui dall'Alperia, eccellente fin qui il cammino della squadra di Prantner, lontana da Merano, laddove ha vinto 5 volte, pareggiato una e perso in una sola circostanza. Petricevic, Cuello, ancora centralmente Petricevic, aggressivo e intenso in difesa Kerin. 9 metri Alperia, Laursen, palleggio del 22 che si alza da lontano, tanto spazio per Antonov Laursen e lui il primo marcatore multiplo della partita. Kerin, Bursic, Gurbavac, lavora per lui Alilković, il palleggio di Bursic, Gurbavac, un'occhiata a Nardin che non può essere servito, palla che allora torna sulla corsia centrale, là dove Bursic amministra per quanto consentito dal regolamento i ritmi e i tempi dell'attacco sardo. Taglio di Bronzo che libera il lato destro, Bursic schiaccia a terra con le luori lì che lo aspetta, Bronzo non fa in tempo a raccogliere la carambola, con le luori salva la sua porta, dall'altra parte Cuello che schiaccia a terra una palla che è troppo lunga per Laursen, è troppo corta per Visentin, dall'altra parte è scappato Giovanni Nardin che fa esplodere il pubblico del Pala Santoro, nuovamente più 2 per la Raimond, 6 minuti 44 secondi sul cronometro del primo tempo, time out in campo, piccola pausa anche per noi. Nuovamente in diretta dal Pala Santoro di Sassari, squadre che rientrano in campo dopo il timeout chiamato da Jürgen Prantner che ha visto qualcosa che non gli piaceva troppo nei primi 7 minuti scarsi di partita che si sono giocati sul parquet sassarese, teatro di questa partita che vi stiamo raccontando e che, lo ricordiamo, è valevole per la 14ª giornata, la prima di ritorno della Serie A Gold. Petricevic centralmente per Laursen, l'apertura in ala per il tiro di Nunez che viene disinnescato da San Paolo prima e dal palo poi sulla carambola, poi non arriva il primo gol nella partita della ala destra classe 1994. Sassari ora che attacca con la possibilità di ritoccare il massimo vantaggio. Bursic, Gurbavac, Kerin, Bronzo, ribaltamento da ala a ala per Nardin, palla troppo profonda buttata via da Sassari. Petricevic, Laursen, il palleggio del centrale dell'Alperia che si mette in proprio, scelta corretta perché San Paolo è battuto, secondo gol di giornata, 36esimo in campionato
per Bogdan Petricevic, che di mezzo al ritardo, riportando l'Alperia a strettissimo contatto. Gurbavac, Brzic, Gurbavac, Kerin, Salenardin, pallone ancora per il numero 33 della Raimond, palla schiacciata a terra, linea di passaggio intuita e ostruita da Nunez. Brzic, Gurbavac, esce forte Martini, 9 metri Raimond, Alilkovic, Gurbavac, si riallarga Nardin, Brzic per Kerin, ancora Gurbavac, ha parato con le luori, ha raccolto Alilkovic, strattonato al momento del tiro, 7 metri per la Raimond, irregolarità commessa da Juan Pablo Cuello, primo 7 metri della partita per la squadra di Passino, la cui esecuzione spetterà a Umberto Bronzo, l'ex ala di Siena è il miglior marcatore della Raimond in stagione con le sue 73 reti fin qui segnate, palla che si insacca sotto la traversa, gol di Bronzo, 6 gol arrivati da 6 giocatori diversi per la Raimond, che ritrova il più 2. Petricevic, Laursen, Cuello, sale dall'ala Visentin, Cuello, Laursen guardato a vista da Brzic, un uomo in meno sui 6 metri per la Raimond, Brzic, anzi Petricevic, la parata sul tiro di Cuello, poi ha raccolto Visentin, ha parato San Paolo, corre Sassari dall'altra parte, Alilkovic riceve sui 6 metri e gonfia la rete della porta difesa da Colleluori. Cuello, Petricevic dai 9, cercato Martini, 7 metri anche per l'Alperia, si lamenta Alilkovic che probabilmente aveva visto ricevere Martini con un piede dentro la linea dei 6 metri, pronto alla trasformazione l'ex giocatore di Pressano Nicola Fadanelli, centrale classe 2002. Un'occhiata a San Paolo, una finta e palla a lato, si rimane sul più 3. Brzic, Kerin, Brzic, scambiano 8:33, Gurbavac, Alperia che attende tutta all'interno della linea dei 9 metri, centralmente Gurbavac, Kerin da Brzic, un'occhiata a Nardin, ancora Kerin che scheggia il palo, Laursen, Petricevic, entrato Max Prantner, si muove Martini tra secondo e terzo, tra Mudai e Alilkovic, Laursen, Petricevic, non trova l'abbrivio per il tiro Visentin, continua a muovere palla l'Alperia, il tiro un po' forzato di Prantner, con San Paolo che va a disinnescare il tentativo del numero 6, poi a Mudale, mani addosso di Romei, l'intervento arbitrale sorride alla Raimond, 12 sul cronometro, 7-4 Sassari, Brzic, Aldini, primi secondi in campo anche per l'ex pivot di Casalgrande Trieste, Brzic, Nardin, Kerin, Gurbavac, Colleluori non può nulla, secondo di Gurbavac, Merano doppiata sull'8-4, Petricevic riceve bene e fa gol Oliver Martini. Arbitri che fermano il cronometro con Pellegrino che va a scambiare due chiacchiere con Leo Kerin.
dopo questa piccola pausa si riparte da Aldini, Brzic, Grbavac, Nardin, Brzic, Kerin, ancora 6-0 per Merano. Brzic, Nardin, Kerin ai 10, Grbavac alza per Brzic, ci mette il gambone con le luori, tutti bravi, Laursen, Petricevic, Laursen, Nunez, Prantner, Petricevic, Laursen, Petricevic ancora da Max Prantner, Laursen, Petricevic, Martini che rischia di scivolare al momento di controllare il pallone, poi Prantner, cercato Martini sui 6 metri, bella palla di Prantner, ottima ricezione di Martini, segna l'Alperia che torna sul meno 2. Brzic, Grbavac, Brzic, Kerin, Bronzo, Grbavac, Kerin, Brzic, ora centralmente l'ex giocatore del Porto Sagunto, Bronzo, Brzic, Petricevic in ritardo, Kerin, deviazione del muro, ha parato con le luori, bella palla per la corsa di Visentin, parziale aperto di 3-0 per l'Alperia Merano, dall'8-4 all'8-7. Fuori Aldini, torna Damir Alilkovic, Brzic, arbitri che fermano la partita, 14-31 sul cronometro del primo tempo. Noi approfittiamo di questa piccola pausa per ricordarvi quelle che sono le altre partite di questo 14° turno che vedono in campo Siracusa contro Campus Italia, Brixen Fondi, Bolzano Rubiera, Pressano Conversano, Cassano Magnago Romagna e Fasano Carpi. Per una classifica che vede in vetta Brixen che sta fin qui dominando, 25 punti, 12 vittorie e un pareggio per la squadra che sta dominando e che ha dominato la prima metà della regular season. Si può giocare con Brzic, Kerin, Grbavac, Brzic, Kerin, muovono palla centrale e terzini rosso-blu, Bronzo, Brzic, Grbavac a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali, terzo gol di Josip Grbavac. Prova a correre Merano con Laursen che allarga in ala laddove Visentino non può prendersi il tiro e allora l'Alperia che abbassa il ritmo. Prantner per Petricevic, Laursen, sale Visentin dall'ala sinistra, Prantner, Petricevic, Martini un po' sorpreso dal passaggio del compagno, gli mette le mani addosso Bronzo, intervengono gli arbitri, 9 metri Alperia, palla un po' arretrata per Prantner che pasticcia in palleggio e la butta via. Brzic, palla schiacciata a terra, molto ben fatta per Bronzo che si fa ipnotizzare da Colleluori, parata con la mano destra aperta per il portiere classe 2000 dell'Alperia, ex giocatore di Cingoli, Cherbourg, Visentin, San Paolo, protegge il primo palo. Brzic, Kerin, Bronzo, Brzic, Grbavac, Brzic, Kerin, 16-20, 9-7 per la squadra con la palla in mano. Grbavac, Brzic, Bronzo, Kerin, Grbavac, finta al tiro, se lo prende in seconda battuta, ha parato con le luori. Glisic da Petricevic, si va dal 30. Petricevic, un'occhiata a Martini che prova a prendere posizione contro Grbavac,
e lo strattona in maniera non lecita. Torna Amudà, pronto a entrare anche De Oliveira per Passino. Prantner butta dentro Stricker. Prantner, bella palla per Stricker che non sfrutta il potenziale assist di Prantner. Corre Sassari dall'altra parte, Bronzo sbaglia un'altra volta dall'ala. Attento con le Luori, percentuali al tiro da migliorare per l'ala di Scandiano. Due errori per lui, l'unico gol è arrivato dai 7 metri. Visentin, anzi Prantner, scusate, Glisic, Fadanelli, Prantner, Fadanelli, Glisic, aggressivo di Oliveira, spazio per Prantner, esce forte Amudà, prova a muovere palla veloce l'Alperia che alla fine trova un buon tiro con Max Prantner. Squadra giovanissima l'Alperia con 8 effettivi nati dal 2000 in poi. Görbavac, Kerin, Alilkovic, Kerin, centralmente Amudà, Görbavac, sale Amudà che non trova la porta di Colleluori. Merano con la palla in mano per pareggiare. Glisic scambia con Prantner, torna Fadanelli, servito Prantner, Glisic, Fadanelli, Glisic, Prantner, Fadanelli, sale Prantner, aggressivo a Lilkovic, Sassari che recupera il pallone e poi Glisic a fermare De Oliveira impedendo la rapida risalita del campo per la compagine sarda. Amudà, Alilkovic, De Oliveira, Görbavac, Amudà, Nardin, De Oliveira, Görbavac, Amudà, De Oliveira, sale dai 9 metri, tiro sporcato dal muro e controllato da Colleluori. Glisic, Fadanelli, Petricevic, prova a liberarsi di Alilkovic che lo rallenta. Glisic, Fadanelli, mette palla per terra, Amudà a prendere lo sfondamento. Prova a correre Sassari con Nardin, dall'altra parte c'è Bronzo, palla schiacciata a terra per lui, altro errore di Bronzo. Colleluori vince un altro duello con l'ala destra della Raimond, a memoria il terzo consecutivo. Glisic, Fadanelli per Prantner, Glisic, si accentra ancora il numero 30, esce forte Aldini, poi Prantner per Fadanelli che sfrutta il blocco del compagno, non ha l'abbrivio per il tiro dall'ala destra Nunez. Prantner, tiro sporcato dalle mani di Oliveira, raccolto da San Paolo, rientra bene l'Alperia. Görbavac a spaccare la traversa, raccoglie Petricevic, sembrava essere stato buono il rientro dell'Alperia che poi si è quasi incredibilmente persa. Görbavac che non ha sfruttato la distrazione della squadra di Jürgen Prantner. Fadanelli, Prantner, scambiano 3-6, Glisic, parte da lontano Prantner che si beve Aldini, arriva l'aiuto di Amudà, ci sono 2 minuti per Aldini. ...120 secondi di superiorità numerica per l'Alperia, punteggio inchiodato sul 9-8 ormai da un po'. Pronto a far ripartire la gara Andreas Stricker, che va vicino da Prantner,
fa Danelli Glišić. Striker a lavorare contro Nardin, si va in ala a destra da Nunez, centralmente fa Danelli, prova a sfidare De Oliveira. Prantner, movimento di Fadanelli che colpisce San Paolo e si immola per la causa. E poi Striker a non far correre Nardin. Gurbavaz, De Oliveira, Amuda, Gurbavaz, De Oliveira, dentro il campo Bronzo, Amuda, Gurbavaz, De Oliveira, terra Bronzo, si gioca Amuda per Gurbavaz, si è rialzato il numero 11 della Raimond, 2 minuti Petricevic. Si lamenta in maniera piuttosto plateale Bogdan Petricevic, rischiando anche qualcosa in più. Gurbavaz, De Oliveira, Gurbavaz, non riceve Alilković, Amuda per De Oliveira, torna a far gol la Raimond. Primo nella partita per Rodolfo De Oliveira, giocatore già visto in Italia con la maglia di Fondi, arrivato dalla Pro League francese. Ha vestito la maglia dell'Angers prima di arrivare in Sardegna. Fadanelli per Prantner, 2 di vantaggio per Sassari, gli ultimi 7 minuti del primo tempo. Fadanelli, un'occhiata a Striker, poi Prantner per Glišić, San Paolo con l'aiuto della traversa, poi Amuda per De Oliveira, prova a correre Sassari, 2 giocatori dell'Alpera tardati nel rientro, riceve Fadanelli, riceve Bronzo, scusate. Invasione del numero 11 della Raimond. Abbiamo inspiegabilmente nominato Fadanelli, ci scusiamo per il pacchiano errore. Fadanelli, eccolo ora. Glišić, Prantner, Striker, Glišić, Fadanelli, da Prantner, ancora Fadanelli, lo ferma Alilković. Glišić, lavora per lui Striker, Fadanelli, Glišić sul muro di De Oliveira, raccoglie con le luori. Prantner, braccio degli arbitri ancora basso, altra deviazione della difesa della Raimond, altro intervento di San Paolo facilitato dalla stessa. Gurbavaz, De Oliveira, all'andata in quella che fu la gara inaugurale del campionato di entrambe le squadre, Sassari vinse a Merano di misura 30-29. Amuda, Alilković, De Oliveira, Gurbavaz, De Oliveira, Amuda si alza da lontano, potenza e precisione nel tiro del nazionale tunisino, 11-8 per la Raimond. Petricevic a duello con De Oliveira, 2 minuti per il numero 9 di casa. Tanta intensità in difesa per Sassari, che ha tenuto l'Alperia a 8 gol segnati in 25 minuti. Dai 9 metri Andrea Striker, Petricevic, Prantner, Glišić, Petricevic, si muove Striker, servito Prantner,
si aprono le maglie difensive della Raimond, complice l'inferiorità numerica. Alperia che rimane a stretto contatto, torna e riceve Kerin. Gurbavac per Brzić. Alilković, Kerin, Gurbavac, Brzić mette palla per terra, poi Gurbavac da Bronzo, si torna indietro da Brzić, l'intensità difensiva di Striker, poi Gurbavac accompagnato verso l'esterno del campo da Glišić. Brzić, salta Bronzo non servito, alla fine arriva la palla persa dalla squadra di Passino. Bronzo che gradiva l'alzata di Brzić che non è mai arrivata. Petricevic, Striker a bersaglio, meno uno. Brzić, Bronzo, Brzić, Kerin, Gurbavac. Alilković. Da lontano Brzić. Palla un po' pericolosa per Kerin che riesce comunque a riceverla. Serie di incroci che premiano la ricezione di Bronzo, che trova il primo gol dal campo, si direbbe in un altro sport. Torna Laursen, rimette piede in campo anche Romei. Prantner, Petricevic, arriva la chiamata in attacco della mente, dell'attacco dell'Alperia. Petricevic, Laursen, torna da Petricevic, non può ricevere Romei. Poi Prantner prova a liberarsi di Gurbavac, il fallo è di Alilković. Dai 9 Romei, Petricevic cerca una palla improbabile per Romei, arriva la persa per l'Alperia, si attarda nel rientro difensivo Romei, fa lo stesso Alilković che è dolorante, palla persa per l'incomprensione tra Gurbavac e Kerin. Sassari che sciupa l'occasione per portarsi sul più 3. Prantner, Petricevic, Laursen, Gurbavac a fermare in qualche maniera Prantner che aveva provato a scavalcarlo. Laursen da lontano, fortissimo Kerin. A terra Anton Hogg Laursen. Arbitri che fermano il cronometro a 1:03 dall'intervallo. Si lamenta Prantner in panchina, fa lo stesso passino dall'altra parte. Allora il commissario Onnis ha il suo bel da fare per tenere a bada i due tecnici. Petricevic, Prantner, Petricevic ai 9 per Prantner che sale e trova la via del gol. Miglior realizzatore di giornata per l'Alperia, Max Prantner, a quota 3. Arriva il time out chiamato da Luigi Passino, 48 secondi all'intervallo, Sassari 12, Merano 11, time out in campo, piccola pausa anche per noi.
tre gol di Gurbavac da una parte, altrettanti di Prantner dall'altra, questi migliori realizzatori di questo primo tempo di Raimond Sassari del Peria Merano, che ormai volge al termine. 35 secondi per l'ultimo tiro del primo tempo per gli uomini di Passino. Kerin, Burzic, Bronzo, alza per Gurbavac, ostacolato da Cuello, palla persa per la Raimond. E allora Merano che ha l'opportunità di pareggiare, ma Cuello pasticcia al momento di controllare il pallone, rischia la persa e poi si allaccia con Gurbavac, che con un po' di mestiere ha provato a rallentare la ripresa del gioco e guadagnare secondi preziosi per ridurre i tempi dell'ultimo tiro dell'Alperia, alla quale rimangono 9 secondi per provare a rientrare negli spogliatoi in parità, in un primo tempo nel quale a memoria sono andati sotto anche di 4. Laursen, Petricevic, palla alzata per Visentin che non trova la porta di San Paolo, suona la sirena del Palo Sant'Oro e questa l'ultima giocata del primo tempo, che fa in archivio con la Raimond avanti con il punteggio di 12-11 contro l'Alperia Merano. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po', ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo dal Palo Sant'Oro di Sassa.
Amici di Eleven Sports, bentornati al Pala Santoro di Sassari. Appena iniziato il secondo tempo di Raimond Alperia Merano, 14ª giornata della Serie A Gold, primi 30 minuti andati in archivio con la squadra di Passino avanti con il punteggio di 12-11 dopo un primo tempo nel quale la squadra di casa era stata avanti anche di 4 sull'8-4. Amuda si libera della marcatura di Cuello, è suo il primo gol della ripresa. Petricevic, Laursen, Petricevic per Cuello, muovono palla centrale ai terzini dell'Alperia, riceve centralmente Petricevic, ancora Cuello che rischia di buttare via il pallone. Petricevic sale dall'ala Parisato, Cuello, Petricevic dietro la schiena con una grande idea per Romei, viene fermato fallosamente da Bronzo. Primo tempo complicato per il numero 11 della Raimond, due gol ma almeno tre errori non da lui, o se preferite tre parate di Colleluori che hanno ridotto il bottino di quello che, come ricordato nella prima frazione, è il miglior marcatore in stagione della Raimond, conto aggiornato oggi fa 75. Dopo l'asciugatura del parquet si torna a giocare, Petricevic, Lausen, il blitz di Bronzo, altro duello individuale con Colleluori, sale Bronzo, para ancora Colleluori. Petricevic, Lausen, Petricevic, saltato Bronzo, allarga la mano sinistra a San Paolo che rimanda l'appuntamento col primo gol del secondo tempo per l'Alperia. Kerin, Brzic, Amuda, Brzic, Kerin, Brzic, palleggia il centrale rosso-blu, Kerin per Amuda, ce ne vogliono due per fermarlo. Tre gol quest'oggi, 10 all'esordio in quel di Fasano. Amuda, cambio di direzione, poi Brzic, schiaccia a terra per Alilković, più 3 Sassari. Petricevic si arresta ai 9, poi va da Cuello, fuori da Laursen, servizio per Parisato, a bersaglio il numero 14 dell'Alperia, uno dei tanti giovani a disposizione di Prantner. Primo gol quest'oggi, 18esimo in campionato. Brzic, Kerin, Bronzo, Kerin, Brzic, Amuda. Kerin, Brzic, si muove Alilković, si va fuori da Amuda, tutta la potenza del giocatore tunisino. Dall'altra parte il tiro di Cuello, l'irregolarità di Nardin, 7 metri Alperia. Parziale di 3-1 per la squadra di Passino in apertura di ripresa. Avvio di frazione che sorride alla Raimond. 7 metri trasformato da Cuello tra le gambe di San Paolo, se i nostri conti non sono errati. Primo gol di giornata per Juan Pablo Cuello. Si riavvicina l'Alperia. Amuda per Brzic, Kerin, Kerin,
Kerin ai 9 metri per Brzic, sale Bronzo, Brzic vicino alla palla persa, Kerin da lontano, con le luori è lì che lo aspetta, poi Cuello buca l'anticipo a Mudace, spazio per l'Alperia, sale Cuello, segna Cuello, 15-14. Ha provato l'anticipo a Mudà nella metà campo offensiva, anticipo non riuscito, da lì tutto il vantaggio ben sfruttato da Cuello. Compagini nuovamente a strettissimo contatto, Brzic, Amuda, Kerin, chiama palla Amuda, si torna da Kerin, poi Brzic, il pallone recuperato da Cuello, corre l'Alperia, Nunez contro San Paolo per la parità a quota 15. Rintuzzato il nuovo tentativo di fuga della Raimond. Brzic, Kerin, Brzic, Amuda, palla che circola ancora distante dai 9 metri, Alilkovic, Kerin, Amuda, si beve Petricevic, travolge tutto e tutti, segna Teva Amuda, 2 minuti per Petricevic, pur essendo l'ultimo arrivato, Amuda prova a caricarsi tutta la Raimond sulle spalle. Salito a quota 5. Raimond che interrompe la mini carestia offensiva, riportandosi avanti anche se solo di una lunghezza. Cuello, Nunez, Cuello, centralmente Fadanelli a scambiare con Laursen, Cuello, Laursen, sale e partecipa a Romei, Brantner, anzi Fadanelli scusate, poi Laursen quasi denudato da Bronzo. Cuello, Laursen, Romei, Fadanelli, Laursen, ancora Fadanelli, serie di cambi di direzione, poi Cuello, Laursen ci pensa un po', pallone recuperato da Bronzo, la porta è vuota, Bronzo la cerca con eccessiva voglia di far gol, con le luori, con lo scatto dalla panchina. Si resta sul 16-15, Fadanelli, Cuello, Fadanelli, Laursen, Nunez, Cuello, Laursen, spazio dai 9, Fadanelli da Romei, Kerin, 9 metri Alperia, Laursen dai 9, fortissimo Kerin, poi Romei dai 6 metri, discreta legnata di Leo Kerin su Laursen, arbitri che hanno atteso per allontanare dal campo per i prossimi 120 secondi Leo Kerin, gol che dovrebbe essere valido, quello di Romei. Così è aggiornato anche il tabellone del Palasanturu, 7 e mezzo sul cronometro, pari 16. Alperia che ha reagito bene anche alla seconda spallata della partita della Raimond. De Oliveira pronto a entrare, anche De Logu per la Raimond, Brzic, Amuda,
Brzic, Amuda, palleggio del ex giocatore dell'Alexandria in Romania. Intervento arbitrale che regala un'altra opportunità in attacco. Amuda tira sul primo palo, ha parato Colleluori, poi la porta è vuota, Colleluori non la trova per centimetri e si arrabbierà un poco. Ecco Delogu, Amuda, Brzic, De Oliveira, batte le mani Prantner a chiedere intensità difensiva ai suoi centralmente, ma ancora lontano dalla porta di Oliveira, Lilković, Amuda, Brzic, Amuda, Brzic, trovato a Lilković, conclusione morbida di Davira Lilković, più uno Raimond, 4 per Lilković. Laursen, Petricevic, Cuello, palla allargata da Nunez, bersaglio trovato dal numero 24 dell'Alperia. Nuova parità, non la prima e verosimilmente neanche l'ultima di questo pomeriggio. Aldini, Brzic, De Oliveira, Delogu, Brzic, Cuello a guardare un po' più da vicino Amuda, De Oliveira, Brzic, Amuda riceve con la mancina, poi torna da Brzic che non riesce a servire Delogu, Amuda, forte Petricevic che nel frattempo è rientrato dai due minuti, sotto passivo l'attacco della Raimondo, Brzic pesca con una grande palla Aldini, la genialata di Brzic a risolvere un attacco complicato per Sassari. Sono andati via i primi 10 nella ripresa, Petricevic da Romei, ricezione complicata ma bersaglio grosso comunque trovato dal 7 dell'Alperia. Gurbavac, Amuda, De Oliveira, Gurbavac, Aldini, De Oliveira, Amuda ai 10 metri, prova a sfidare Petricevic, anticipa il tempo del tiro, Colleluori stavolta non può nulla, Petricevic, si muove Romei, Aldini aggressivo, Cuello, gioco che si deve fermare dopo la caduta di Petricevic, c'è da asciugare il terreno di gioco. Lo abbiamo ricordato nel primo tempo, partita quasi fondamentale per la Raimond nonostante siamo solo nella prima del girone di ritorno. Sassaresi in ritardo in classifica, meno 3 da Merano che occupa la quarta piazza, l'ultima buona per i playoff. Chiaro che perdere quest'oggi vorrebbe dire precipitare a meno 5 dalla zona che conta. Petricevic, Laursen, Cuello, Laursen, Petricevic, da Parisato, trovato il secondo palo, si prosegue sui binari dell'equilibrio. Amuda, Delogu, palla un po' arretrata per l'ala sassanese, Gurbavac a gestire i tempi dell'attacco, De Oliveira, Gurbavac, Amuda, Delogu, Amuda, De Oliveira, serie di incroci, pallone là per Gurbavac, tira De Oliveira sul palo, rimessa al lato Alperia, la batte Colleluori, Petricevic,
ha scambiato con Cuello, ha ricevuto Laursen. Petricevic da Cuello, Aldini, bene. Laursen da Parisato. Vantaggio Alperia, che convince Passino a fermare la partita. 12 minuti 13 secondi sul cronometro della ripresa. Sassari 19, Alperia 20, time out in campo. Piccola pausa anche per noi. Il vantaggio dell'Alperia Merano ha costretto Luigi Passino a fermare la partita, gara che sta per ricominciare. 12 minuti 13 secondi giocati nella ripresa. Gurbavac, Nardin, Gurbavac, Amuda, De Oliveira. Momento più complicato della partita per la squadra di casa, che ha provato in due occasioni nella partita a scappare nel punteggio. Bene l'Alperia a rimanere in partita. Invasione De Logu. Petricevic fermato da Amuda. Cuello, Petricevic, scambiano. 23-44, Laursen per Parisato. Petricevic, Cuello, Laursen, Petricevic, chiama palla Romei, ignorato. Laursen, Cuello, Laursen, Petricevic, a bersaglio Petricevic. Mini tentativo di fuga per l'Alperia. Gurbavac, De Oliveira a sfondare su Romei. Continua il momento complicato della Raimond. Tre sconfitte in fila e ora l'inerzia della partita è tutta per gli uomini di Prantner. Petricevic, Laursen, Petricevic, Cuello, Laursen sale dai 10 metri, ha parato Spanu. Gurbavac, Amuda, lo ferma Cuello che esulta. Nardin, ingenuità qui di Nunez, che va a prendersi due minuti. Eccesso di intensità. Il suo bel da fare Pellegrino per cancellare un minimo di tensione che si è creata dopo questo contatto portato da Nunez ai danni di Nardin. Da capire se la Raimond riuscirà a sfruttare la superiorità numerica. Non è una grande idea quella di Nunez. De Oliveira dai 9, Amuda a bersaglio. 7 per Amuda, 1 di ritardo per la Raimond.
Romei da Petricevic. Laursen. È tornato Prantner. La porta dell'Alperia è vuota. Cuello. Petricevic. Prantner. Laursen. Petricevic. Far passare la palla dove c'era veramente poco spazio. Gol d'autore qui di Bogdan Petricevic. Gurbavac. Amuda. De Oliveira. Mette palla per terra dopo la finta. Gol importante, quello segnato da Rodolfo De Oliveira. Un prezioso gol di vantaggio per gli uomini con la palla in mano. Laursen. Petricevic ha scambiato con Prantner. Laursen risale dall'ala destra a Cuello, che torna da Prantner e si riallarga sulla destra. Laursen accompagnato verso esterno del campo da De Oliveira. Interviene Carrino. Palla ancora per l'Alperia. Petricevic. Prantner. Tiro che va a sbattere sul palo, esulta il Palasantoro. Gurbavac. Amuda. Alilković. De Oliveira. Gurbavac. Amuda. Assassata di Atem Amuda. Gara che torna in equilibrio. Petricevic prova a liberarsi di Oliveira, lo fa e trova un'altra marcatura pesante. Avanza in palleggio Gurbavac, che poi si rende conto di essere in netta inferiorità numerica e torna con giudizio da De Oliveira. Amuda. De Oliveira. Gurbavac. De Logu. Palla arretrata per Amuda, brutta persa per la Raimond. C'è spazio per la corsa dell'Alperia. Prantner fermato da Gurbavac. Attendiamo la decisione dei direttori di gara. Due minuti per Josip Gurbavac. Palla persa gratis per la Raimond. Cronometro fermo 17:31. Ogni palla, ogni giocata ha un ruolo fondamentale in questa partita equilibratissima che sta andando in scena al Palasantore, che lo ricordiamo è valevole per la 14ª giornata della Serie A Gold. Si leva la felpa bronzo, che potrebbe rientrare a breve. Prima sicuramente il duello tra Cuello e Spanu. Va Cuello, 24-22, 70 in campionato per Juan Pablo Cuello, che fa conto tondo. Brzic. Amuda. Parziale di 13-10 per l'Alperia. Squadre che complessivamente hanno segnato in 18 minuti un numero di gol che avevano realizzato nei primi 30. Brzic, Amuda, De Oliveira. Un'occhiata a Brzic. Il servizio per Nardini, importante assegno. Petricevic. Laursen.
si va da Parisato, non sbaglia un colpo dalla sua mattonella. De Oliveira, torna Burzic, extra player per Passino. Amuda, Burzic, De Oliveira, Alilković, Amuda, Burzic, Amuda, Burzic, De Oliveira, sale il numero 9, cerca il secondo palo, ha capito tutto con le luori. Laursen, Petricevic, Prantner, Romei, sigilla Lilković, se ne libera. A memoria massimo vantaggio Alperia. Gol numero 3 della partita di Romei, così come sono 3 i gol che separano le due squadre. Raimond che farà bene a stare attaccata alla partita. Burzic prova a liberarsi di Petricevic. Intervengono gli arbitri, che lo ricordiamo sono Marcello Carrino e Stefano Pellegrino. Burzic, De Oliveira, Amuda. Dal nulla Atam Amuda. Si sta aggrappando a lui. Chissà se un po' troppo la Raimond. 9 dei 24 gol dei sassaresi portano la firma dell'ultimo arrivato. Timeout Prantner con i suoi sopra di 2 a 9 minuti e 26 secondi dalla sirena finale. Timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Sassari 24, Merano 26, con questo risultato ritornano in campo le due squadre. Alperia che ha preso il comando delle operazioni dopo un inizio di ripresa non facile, ma d'altronde era stato così anche nel primo tempo. La squadra di Prantner ha sempre reagito molto bene ai tentativi di spallata dei padroni di casa. Petricevic da Prantner. Esce bene dal minuto di sospensione l'Alperia. Raimond che si avvicina sinistramente al quarto KO in fila di Oliveira. L'aggressività di Stricker. Burzic, Amuda, De Oliveira, Amuda libera il lato e taglia sui 6 metri Nardin. Burzic, palla un po' bassa per De Oliveira. Ancora Burzic che dà un'occhiata ad Amuda, cerca la linea di penetrazione centrale, la trova ma trova anche il palo. Cuello, Prantner, Petricevic, Prantner torna dalla sua centrale, è tornato Fadanelli. Prantner, Parisato, Fadanelli dai 9,
Palla per Prantner, poi Petricevic, chiude Burzic, fa Danelli, Petricevic, ancora basso il braccio degli arbitri nonostante le richieste di Passino. Fa Danelli da striker. Con l'Alperia che si lamenta per l'intervento arbitrale quando è arrivato, quando Striker avrebbe potuto tirare facile facile dai 6 metri, deviazione di Aldini, poi San Paolo da Burzic che termina a terra colpito da Striker. Gran botta quella subita dal giocatore nato a Zadar in Croazia, nell'ormai lontano per lui 1987. Nardin, Amuda, Burzic, De Oliveira, Burzic, Aldini, Amuda, altra forzatura, stavolta non c'è precisione nel tiro di Amuda, gara che sta scivolando via dalle grinfie della Raimond. Fa Danelli, Petricevic, forte Kerin. Alperia che inizia a giocare anche un po' col cronometro. Fa Danelli, gol importante del numero 3, e fuga vera per l'Alperia. Raimond che continua a incassare un numero spropositato di reti, rispettivamente 35, 34 e 37 nelle ultime tre disputate, e anche oggi difficilmente si starà sotto i 30. Sei minuti e 18 per le speranze della squadra di Passino di evitare quella che sarebbe la sesta sconfitta in campionato. Burzic, Nardin, De Oliveira, Burzic, Amuda, De Oliveira, Burzic, scivola bene per ora la difesa dell'Alperia, Burzic da De Oliveira che non sa bene che fare del pallone, poi lo consegna ad Amuda, si muove Aldini offrendo una linea di passaggio, semplice 9 metri per la Raimond. Burzic, alto il braccio degli arbitri, si infila Burzic, 7 metri per la Raimond, con Burzic che chiede un 2 minuti che non arriva e che probabilmente, se la memoria non ci inganna, sarebbe stato il terzo per Bogdan Petricevic. Dai 7 metri Amuda sale in doppia cifra, 20 in due partite per il tunisino, ma potrebbe non bastare. Romei, Prantner, Cuello, Petricevic, prova a far passare palla tra le gambe di Aldini che la recupera e poi segna da lontano. Palla che l'MLM si è infilata nella porta vuota. Brutta palla persa per l'Alperia. A breve capiremo se sarà cambiata l'inerzia della partita. Petricevic, fallo a Muda, 9 metri battuta da Striker. Il palo al Santoro adesso è una bolgia. Fa Danelli, Petricevic, palla persa dall'Alperia. Non trovato Cuello, l'abbiamo detto tante volte, palla importante questa, importantissima. Raimond che può tornare a meno uno. Amuda guadagna la metà campo offensiva. Burzic,
De Oliveira, centralmente Amuda, se la palleggiano, 9-24, si fanno sentire i giovani spettatori presenti quest'oggi al Palo Santoro. De Oliveira per Amuda, mette palla per terra, sfida Petricevic, poi Burzic con le luori, con la collaborazione del palo a gelare il pubblico. Intervento provvidenziale dell'estremo difensore dell'Alperia, Prantner, Petricevic, 3 e mezzo al termine, più 2 Alperia, Fadanelli, Petricevic, lavora per lui Stricker, Fadanelli ai 9, è ancora basso il braccio degli arbitri, Petricevic, 29-26, sesto di Petricevic. Amuda deve accelerare Sassari e al contempo lo deve fare senza perdere lucidità. De Oliveira, Amuda, deviazione del muro, angolo Raimond, esulta la panchina dell'Alperia, già battuto bronzo. De Oliveira a sfondare contro Fadanelli, si lamenta De Oliveira, la presa di posizione di Fadanelli e probabilmente manda in ghiaccio la partita. Serve un miracolo ai rossoblù. Petricevic, Fadanelli, Petricevic, Fadanelli, un'occhiata a Parisato che non viene servito. Prantner, si muove Stricker, Fadanelli blocca Stricker, recupera Amuda, la porta è vuota e Amuda sbaglia clamorosamente. E in questo errore c'è la fotografia del momento incredibilmente negativo della Raimond. Errore difficile da commentare dal arrivato dal miglior realizzatore della Raimond. Partita che si ferma, 1:57 al termine. Merano in controllo, 29-26, time out in campo. Piccola pausa anche per noi. Nuovamente in campo Sassari e Merano per l'ultimo minuto e 57 di partita. Alperia vicina alla nona vittoria in campionato che la porterebbe a quota 20 in classifica, staccando di 5 l'avversario odierno che incasserebbe, o meglio sta per incassare, la sesta debacle di questo campionato. Fadanelli alza per Prantner, Merano la chiude anche in bello stile con il gol di Max Prantner. Corre Nardin, probabilmente per addolcire la sconfitta, prova a crederci il pubblico del Pala Santoro. Pressione a tutto campo ora per la Raimond che deve recuperare 3 palloni e fare 3 gol in 1:15. Impresa quasi impossibile, Prantner. Intervento arbitrale che sorride all'Alperia. Si ferma il cronometro per asciugare il Taraflex. È la sesta volta che Sassari incassa 30 o più gol in una partita, ma soprattutto 19 nel secondo tempo, che sono uno sproposito per una squadra con le ambizioni di quella
sassarese, tira Petricevic, non intervengono gli arbitri, San Paolo fa correre Nardin, il recupero di Fadanelli, grande intervento difensivo di Nicola Fadanelli, due giocate del numero 6 in difesa da non dimenticare nell'analisi di questa partita. Lo sfondamento preso contro due livelli a questo recupero sul lancio di San Paolo per Nardin, anche se probabilmente questo intervento difensivo non avrebbe cambiato le sorti della partita. E lo stesso Fadanelli che perde palla, Sassari ne butta via un'altra. Esulta Bogdan Petricevic, esulta Merano. La Raimond perde la quarta partita di fila. Alperia non si prende neanche l'ultimo tiro, si aspetta il suono della sirena che arriva in questo momento. Vince l'Alperia Merano Corsara al Pala Santoro 30-27, il risultato finale in favore degli uomini guidati da Jürgen Prantner. Nona vittoria in campionato per l'Alperia, che sale a quota 20 in campionato. La Raimond invece incassa la sesta sconfitta nel suo torneo, rimanendo al settimo posto a quota 15. Io ringrazio Mauro Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa gara dal Pala Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond 27, Alperia 30. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Lever Sports.